Primo ministro Dutilleux è fuggito a Parigi, ma questo l'ho sbagliato, aspetta, questo lo rifacciamo. Ciao, sei su QBTV? Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito qbtv.it. I due dipinti che vi presentiamo sono un interessante ritratto di coppia eseguito dal pittore Pietro Melchiorre Ferrari, che era un pittore dell'Accademia di Belle Arti di Parma e appartenente a quell'ambiente della corte borbonica permeato di cultura francese e di novità pittoriche interessanti. I due personaggi raffigurati, anch'essi legati alla corte, sono Domenica Guadagnini, figlia di Giambattista Guadagnini, liutaio di corte, e Liborio Bertoluzzi, sposato nel 1769, che era valletto di camera del potentissimo primo ministro Dutilleux e che, grazie alla familiarità col primo ministro e ai servigi svolti, aveva ottenuto nel 1770 l'incarico di conservatore dei rami e delle stampe della corte. Pietro Melchiorre Ferrari riprende per questo doppio ritratto matrimoniale una tipologia in uso nel primo Rinascimento, con i due coniugi ritratti a mezzo busto, in posizione frontale, quindi con lo sguardo rivolto verso lo spettatore in posizione frontale, ma in realtà, essendo un ritratto di coppia, leggermente rivolti con i busti uno all'altro, quindi come in un dialogo reciproco. Il pittore ambienta i due protagonisti su uno sfondo neutro, che consente quindi di concentrare tutta l'attenzione sul personaggio, e si sofferma con uno sguardo acuto e con un pennello veramente molto lucido dal punto di vista della resa ottica a descrivere i minimi dettagli, soffermandosi quindi sui ricami preziosi della marsina di lui, sull'acconciatura di Domenica, molto sobria ma impreziosita da piccoli fiori blu, color che ritorna anche in questo azzurro del manto, che si riprende nei ricami del vestito. I dipinti furono eseguiti probabilmente nel 1785, dopo il ritorno da Parigi di Liborio Bertoluzzi, che aveva seguito il ministro Dutilleux, fuggito in esilio a seguito della grave crisi finanziaria che aveva attraversato il Ducato, e manifestando appunto questa fedeltà che aveva un po' caratterizzato i 18 anni di lavoro insieme presso la corte di Parma, anche questa difficile situazione personale dell'esilio. Gli anni successivi al rientro di Liborio, avvenuto nel 1776 dopo la morte di Dutilleux, non furono semplici, e con molta fatica Bertoluzzi seppe riconquistare progressivamente la fiducia del duca Don Ferdinando, ottenendo un importante incarico presso la corte, che era quello di custode dell'Accademia. L'età dei personaggi raffigurati conferma la realizzazione appunto di questi dipinti alla maturità soprattutto di Liborio, e al momento in cui, rientrato a Parma, finalmente riesce a consolidare la propria posizione nell'ambito della corte borbonica, come conferma la volontà di mostrarsi con questa eleganza composta nella consapevole dignità del raggiungimento finalmente dei propri obiettivi sociali. QBTV.